Ciao fanciulle e fanciulli! In questo video volevo parlarvi dei prodotti preferiti del mese di giugno, cioè di tutti i prodotti che ho utilizzato di più. Vi parlo solo di trucchi perché ho intenzione di fare un video solo sulla skincare. Quindi vi rimanderò poi a quel video dove appunto vi farò vedere tutti i prodotti che sto utilizzando di più in questo periodo caldo. Caldo, estremamente caldo. Prima, ok. La Cimbria, la Primed and Poreless, la conoscete tutti, ve la faccio vedere in tutti i video, in tantissimi mi avete chiesto. Allora, la ritirano, no, dal mercato? No, meglio, non è che la ritirano dal mercato, smetteranno, no, di produrla o di commercializzarla. In Italia non lo so. La signorina mi ha detto che in questo momento non ne hanno perché volevano svuotare tutto l'espositore per poi avere espositori nuovi e quindi prodotti tutti nuovi. Non mi ha detto che non arriverà più, lei non lo sapeva. Alcuni dicono che non arriverà più, altri dicono che invece arriverà più avanti. Non lo so, so solo che è difficile da trovare, forse perché qualcuna ogni mese dice il prodotto preferito del mese di è questo. Forse ho incentivato un po' l'acquisto. Comunque, secondo me è un prodotto ottimo. Io lo uso tutti i giorni, opacizza bene, non colora, quindi dà appunto questo effetto opaco che serve molto in questo periodo di caldo e quindi approvatissima. Vabbè, non spreco neanche più parole perché tanto lo sapete. Un altro prodotto che vi faccio vedere sempre ogni volta ogni mese è sempre questa mia terra gigante, quella di Deborah, anche se la uso, guardate, sembra nuova. Secondo me questa la userà anche mia figlia e mia nipote. Perché è talmente grossa eppure non, cioè che appunto finirà nel 2089. Questa è la Bronze Attraction, è la numero 2 e come vi dico sempre è luminosa ma opaca. Mi piace per creare il contouring perché è quella tonalità giusta, né troppo chiara né troppo scura, quindi va bene anche per le persone chiare. In un video mi avete detto: "Wow, Gabri, ma se non mi ricordo uno degli ultimi tutorial, fa: "Ah, wow, Gabri, ma come sei abbronzata?" Non è abbronzatura, ho imbrogliato. Io in pratica, adesso non ho un pennello qui, no. Io in pratica prendo questa e la applico qua e qua. Creo praticamente l'abbronzatura naturale che si avrebbe camminando. Ecco, io la creo con questa e dà questo leggero colorino qui. Faccio proprio come se avessi gli occhiali e quindi il sole picchia solo da queste parti, sul naso e sullo zigomo. Io creo questa finta abbronzatura proprio con questa terra, così sembro abbronzata, ma invece in realtà sono bianca come un cencio. Poi parliamo sempre di viso. Sun Club Essence. Questa l'avevo comprata qualche mese fa, ma non l'avevo neanche mai utilizzata, non l'avevo neanche mai aperta. Quelle cose, appunto, me l'aveva consegnata la mia amica Sara. Ciao Sara! Le era piaciuta molto, l'avevo comprata e me l'avevo lasciata lì. L'altro giorno ho detto: "No, l'ho trovata in un cassetto perché sto sistemando un po', poi vi farò vedere come ho sistemato tutto, perché non ho ancora finito." E ho detto: "No, questa non mi ricordavo più." Ecco. L'ho provata e me ne sono innamorata. Questa è di Essence ed è questa qua. Penso ci sia, questa è la 01 Summer Glow. L'aprite, c'è lo specchio e c'è anche un puffettino microscopico. E qua sotto al puffettino, vedete, ancora sigillata perché non. Aspetta che ve l'apro. Non la uso di qua. Vedete, ancora l'adesivo protettivo. Io invece di prenderla di qua perché non voglio che poi esca tutta la polvere in giro, la apro come faccio per tutte le mie polveri. Allora, è un color proprio carne ed è luminosissima. Il colore è questo. Se c'è tanta luce non si vede, comunque è luminosissima, veramente dà una luce
Bellissima, soprattutto per le persone chiare come me. Magari se siete più scure, l'effetto sarà più bianco della vostra pelle. Quindi magari è indicata una colorazione, non so se ci sono altre colorazioni, però è indicato un illuminante magari più sul bronzo dorato. Questo qua è un po' più chiaro, proprio color pelle. Mi sono sbattuta oggi. Mi sono stanca, si vede che ho dormito poco. Non mi guardo, non mi guardo meglio. Allora, stavo dicendo, magari è indicata più per le persone con le pelli chiare. Cosa faccio? L'applico generosamente con un pennellone qua, proprio su tutto lo zigomo, come se fosse il blush, come se fosse una cipria. E rimane un effetto luminoso, non un effetto glitteroso, cioè vi assicuro che non sarete un faro nella nebbia, ma avrete un effetto bello luminoso su tutta la guancia. E la cosa fantastica è che ha un profumo di cocco incredibile. E io adoro tutti quei prodotti, quei blush che si mettono sul viso. Carolina, ciao amore. Si mettono sul viso e danno appunto questo profumo delicato. Tutte le persone che si avvicinano a darvi un bacino, a salutarvi, sentiranno questo profumo di cocco che mi piace davanti. Quindi questo è stato il prodotto più utilizzato. Infatti uso questa marrone e sopra metto questa qui per dare luminosità. Poi, ombretti. Donatella, de Miss Retture, in uno degli ultimi suoi video parlava di un combo, di una combo incredibile, parlava di una matita in combinazione con un ombretto. Ecco, aveva ragione, come sempre direi. Le ho provati e sono qualcosa di incredibile, sono stupende. Infatti, vi giro il prossimo tutorial che girerò sarà proprio questi due prodotti insieme. La matita è la Pupa Automatic Liner 01, che è della nuova collezione Hot Tropics, e l'ombretto è l'Hot Tropics Diamond Eyeshadow, il numero 01. Ed è questo colore mauve, un rosino violino delicatissimo. E hanno una luce incredibile, guardate che luce, è bellissimo. E visto così dici ok, sì, ha un bel colore, però forse è troppo chiaro e quindi va bene di giorno, dà molta luminosità all'occhio, punto lì si può dire, punto. Invece, se l'abbinate a questa matita, infatti lei diceva che metteva questa matita come base ombretto, che è dello stesso identico colore. Ecco qua, questa è la matita ed è dello stesso identico colore. Se voi la mettete come base e sopra ci mettete questo ombretto, viene una cosa pazzesca. Ogni sera quando su Twitter o su Instagram pubblico le foto della serata, eccetera, ecco, tutte le mie foto sono truccata con questi due prodotti perché o non mi trucco affatto cioè in questo mese o non mi sono truccata affatto, o se cioè mettevo solamente il mascara, o se no mettevo questi due perché mi sono piaciuti tantissimo. È difficile che mi innamori di un trucco. Preferisco ogni giorno cambiare, ogni giorno mi piace avere un look diverso, usare colori diversi, magari abbinarli al vestito, eccetera. Invece, uno dei pochi trucchi che faccio e rifaccio in continuazione sono questi due. Infatti, il prossimo tutorial, oggi non sono riuscita a girare il tutorial, nei prossimi giorni farò il video e vi farò vedere questi due promossissimi. C'è anche il beige e la matita beige, però appunto io ho preferito questi qua più sul rosa violaceo. Sono tutte sporche, mi puliscono i pantaloni. E poi rossetto,
snob. Lo so che vanno rosse t-shirt, anzi vi lascio qua su il mio video, uno degli ultimi video che ho fatto proprio sui rossetti sheer. Infatti quello che indosso è un rossetto sheer bellissimo, però l'ultimo arrivato in casa J'adore è Snob, questo qua di MAC che appunto mi ha regalato la mia amica Lori perché ha fatto il back to MAC e si è fatto dare questo rossetto. Questo è un rossetto confortevole, morbidissimo, molto resistente, completamente opaco e tutti mi avete detto wow, ma che labbra in questo video, perché l'ho utilizzato appunto nei video scorsi, tutti wow, ma cosa hai fatto alle labbra? Alle labbra non ho fatto assolutamente niente, sono le mie di sempre. È solo che questo, essendo un colore opaco, va a riempire bene il colore e fa questo effetto volumizzante alle labbra. Io trovo che i rossetti opachi diano più volume che non i rossetti lucidi. Infatti tutti dicono, ah, mettete un po' di gloss perché dà l'effetto volume, invece secondo me fa proprio l'effetto contrario, almeno sulle mie labbra. Sembra così, poi magari su altre non lo so. Ed è bellissimo questo, se magari per voi è troppo forte, perché provatelo perché è un colore bello intenso, lo mettete, poi lo togliete leggermente col dito, vi lascerà solo le labbra accennate di rosa e sarà anche quello solo un effetto bellissimo. Su quello, se magari volete, potete metterci un gloss. Poi, mascara estate, colore. Mascara che uso di più di tutti è questo, che è il 300, il Pupa Vamp, ed è questo blu. Così voi dite: è un flash. No, vi assicuro che sulle labbra, buonanotte, che sulle ciglia dà un effetto blu notte, un blu scuro. Se volete, c'è anche la versione blu cina e c'è anche la versione smeraldo, un verde acqua. Quelle sono molto più intense, invece questo qui è un colore che c'è e non c'è. Si capisce che c'è qualcosa di diverso nel colore, ma non è così evidente e mi piace proprio per quello, perché quando voglia di truccarmi, appunto vi ho fatto vedere con l'ombretto, quando invece non ho assolutamente voglia di truccarmi, uso questo qua e basta. Poi, base invece, adesso, subito dopo questo video, farò il video sulla base estiva che faccio in questo momento, e appunto dove vi parlo di tutti i prodotti che utilizzo. Quindi, i prodotti che ho utilizzato di più in questo mese. È un po' un mix, ho usato le creme colorate, i fondotinta con i minerali. Ogni giorno ho cercato di variare proprio in base al più o meno caldo che c'era. Con questo è tutto, spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle e fanciulli, ciao! In questo video volevo parlarvi di rossetti sheer. Sapete che in questo periodo, in questo momento, vanno tantissimo le tinte labbra. Ci sono quelle famosissime di Saint Laurent, ci sono quelle Panerai.